Ciao Paola e bentornati nella mia cucina a tutti gli amici di Buongiorno Cielo. Oggi felicissimo di presentarvi Chiara. Ciao Alberico. Chiara, racconta un po' come mai sei qui tu oggi. Dunque, sono andata sul sito di cuocoalberico.com e ho messo la mia ricetta del cuore. Si può inviare la propria ricetta del cuore ad Alberico e c'è la possibilità di venirla a cucinare qui con lui. Cosa ci ha portato Chiara Cresciani? Ho portato i vermicelli con le vongole. Vediamo subito gli ingredienti. Abbiamo gli spaghetti, dell'aglio, del prezzemolo, delle vongole e dei pomodori. Da che cosa vogliamo iniziare? Abbiamo già precedentemente tolto l'arena, come dice Ada, dalle vongole e le passiamo in padella per aprirle. Quindi sì. Prendiamo una padella antiaderente. E ci metterei un filo d'olio. Perfetto. Ma Ada usa un filo d'olio di solito? Guarda, Ada per aprire le vongole usa un filo d'olio. Per condire poi il sugo usa mezzo bicchiere di olio. Diciamo che mezzo bicchiere è un pochettino tanto. Per il 2012 è decisamente troppo. E Ada dice che bisogna far saltellare. Di solito io senza coperte lo dire. Ecco, vedi? Ok, lasciamo le cuocere. Quindi aspettiamo che cuociano. Le vongole devono cuocere solo per 5 minuti, perché altrimenti diventano... troppo dure. Esatto. E soprattutto va via subito quell'essenza del mare, sono molto delicate come tipo di mollusco. Questo lo dice anche Ada. Dice di tenere da parte il liquido per poi rimetterlo negli spaghetti. Io credo che le vongole siano pronte a questo punto. E voilà! Che ottimo profumo. Devo dire. Si sono leggermente raffreddate, sì. Possiamo iniziare a pulirle. Sì. Abbiamo ripulito le vongole. Abbiamo filtrato il loro brodino. A questo punto possiamo preparare il sughetto. Serve un filo d'olio. Io ti schiaccio l'aglio. Butterei la pasta. L'olio sta friggendo. Io intanto ti aiuto. Grazie. Comincerei a tostare il pomodoro, sì. Scottato poco poco. Ok. Esatto. Senti che bello sfrigolio. Un pizzico di sale. Ada non lo menziona, ma io ce lo metterei. Anche se bisogna salare poco. Sì. Perché? La vongola è un po' salata in sé. Mi sembrano abbastanza scottati. Ok, io direi di travasare. Sì, direi di sì. Travasiamo rapidamente. E aggiungiamo subito l'acqua delle vongole. E lasciamo che si completi un pochettino la cottura. Io aggiungerei le vongole. Le vongole, esatto. Quindi vuoi farlo tu? Sì. Io credo che siano pronti, tu che dici? Direi proprio di sì, altrimenti si seccano troppo. Passiamo al servizio. Sì. Quindi facciamo il nido. Uh-huh. E lo posizioniamo al centro del piatto. Aggiungiamo dei pomodorini che vanno a guarnire. Prendiamo qualche guscio che abbiamo sapientemente conservato. Aggiungiamo qualche fogliolina di prezzemolo per colorare il piatto, un filo d'olio d'oliva ed eccoci qua. Da Chiara e Alberico, buon appetito!